Oggi, come sapete, come anticipato, parleremo di come mentire con i grafici. Ovvero, vediamo anche online, anche sui grandi media, tantissime visualizzazioni e l'uso dei dati ormai è molto, molto frequente. Spesso però queste visualizzazioni e le storie che raccontano non sono così chiare, oppure raccontano delle storie che possono essere interpretate male poi da noi lettori. O in generale da chi si approccia alla lettura dell'analisi. E Federico ha già presentato l'azienda, quindi non parlerò oltre, quindi ci occupiamo di aiutare le aziende e le persone a dare un senso ai dati e lo facciamo esclusivamente con Tableau e Alteryx. Io sono Filippo Mastroianni, sono Data Analyst e Visualization Specialist per The Information Lab. Lavoro qui da ormai 3 anni, più di 3 anni, e mi occupo anche di data journalism, in particolare su Infodata del Sole 24 Ore, ma anche ho pubblicato su Gazzetta e sul Corriere, se magari qualcuno di voi in questi giorni ha visto il monitor del Corriere sul tracciamento dei dati Covid, anche quello è stato realizzato da me e da The Information Lab. Andiamo in profondità nel nostro webinar e partiamo. Parto con questa foto che racconta di una competition che è stata fatta intorno a un annetto fa tra tre super esperti di tre prodotti competitor. Uno di questi era Tableau e gli altri due erano due competitor, ma non è tanto questo di quello di cui vorrei parlare. E durante questo challenge, questi tre esperti dovevano creare in 20 minuti tre visualizzazioni su questi dati relativi agli esports. Il nostro collega Chris Love, che è anche un Tableau Zen Master, se conoscete un po' il mondo Tableau e la sua community, ha creato questa visualizzazione in 20 minuti. Poi ce ne sono state altre dei suoi colleghi e dei suoi competitor. Tra le visualizzazioni che sono state create c'era anche un grafico che mostrava il numero di giocatori che si approcciavano agli sport negli anni, divisi per gender, quindi maschi e femmine. Quindi guardando questo grafico, giustamente la storia che potremmo raccontare dietro questo grafico è che stanno crescendo di molto le donne che si approcciano agli sports mentre stanno scendendo gli uomini, ma in generale ci stiamo avvicinando a una parità di genere anche negli sports. Qual è però il problema su questo grafico? Provate a dare un occhio all'asse e guardate gli anni che sono stati inseriti. Qui abbiamo 2010, poi passiamo al 2016 e poi vedete che andando avanti abbiamo anche anni precedenti al 2016, come 2013 e così via. Quindi chi ha creato questo grafico non si è accorto che magari aveva ordinato i dati secondo la numerosità delle giocatrici e quindi aveva sballato questo trend over time. E io, lettore poco attento all'asse, potrei leggere quella storia che vi stavo per raccontare. Ora, questo non è tanto per fare una critica a chi ha creato questo grafico perché erano tre grandissimi professionisti che però lavoravano in 20 minuti a dover creare una grandissima visualizzazione con tante analisi. Quindi è stato un errore inconsapevole, non voluto, però vedete come in un lampo avevamo anche noi intuito una storia che non c'era all'interno dei dati. Perché? Perché il grafico era fatto male. Prima di partire con la parte più importante del webinar, vorrei partire con una domanda: perché visualizziamo i dati? Perché anche online, anche tra tantissimi professionisti che conosco, spesso vedo delle visualizzazioni che sono fatte un po' in maniera non tanto consapevole. Anche utilizzare i grafici ha una sua letteratura, bisogna avere conoscenza di come utilizzarli e di come sfruttare i vari attributi che utilizziamo per poi comunicare l'informazione.
quindi anche persone, grandissimi professionisti che hanno delle intuizioni grandiose sulla storia da raccontare, poi magari fanno fatica a comunicarla in maniera efficace o addirittura la comunicano in una maniera che porta ad interpretazioni sbagliate. Prima di tutto, noi visualizziamo i dati perché il 90% delle informazioni trasmesse al nostro cervello è di tipo visuale, già nella vita comune, quindi non leggendo l'articolo, ma quando vediamo un video, quando usciamo fuori in giardino e vediamo il colore dei fiori della primavera che sta sbocciando, quando vediamo qualcosa che si muove, un'auto che ci attraversa la strada, noi riceviamo degli input visuali che il nostro cervello elabora. Quindi il nostro cervello è molto, molto abituato a leggere delle informazioni di tipo visuale. La visual analytics è la rappresentazione e la presentazione dei dati in forma visuale, quindi facendo sì che la nostra capacità di tradurre queste informazioni, questi input visuali in informazioni, venga amplificata per farci arrivare all'informazione importante. E quindi noi umani... Scusami, ma Phil, a volte ti senti un po' tipo robotico. Non saprei, scusa. Non saprei come risolvere. Non so se anche... Ma vabbè, vai, continua, cioè nel senso... Solamente se... Ok. Quindi noi umani possiamo vedere pattern visuali molto bene, ma appunto quello che si propone di fare la visual analytics è passare queste informazioni in formato visuale, sfruttando la nostra forza. Se per esempio vi chiedessi di individuare quanti 3 ci sono nel grafico che ora vi mostrerò, io immagino che sicuramente avrete fatto molta fatica, qualcuno di voi potrebbe provare a dirvi un numero, ma immagino già di avere delle risposte molto diverse tra loro. Se ve lo chiedessi ora, io credo che le risposte sarebbero molto più semplici, più univoche tra di voi. Aggiungiamo ancora qualche altro elemento visuale. Vedete come pian piano la risposta diventa sempre più semplice. Se poi mettiamo anche un bel totale sulla destra, allora la nostra risposta diventa immediata. Cosa dobbiamo fare quindi per comunicare i dati attraverso i grafici? Dobbiamo sfruttare gli attributi preattentivi. Che cosa sono gli attributi preattentivi? Sono degli attributi visuali che ci permettono di processare le informazioni attraverso la nostra memoria sensoriale, la nostra capacità di riconoscere i sensi, in una maniera rapidissima e anche totalmente inconscia. Quindi l'utente, quando entra sul grafico, individua subito l'informazione senza neanche rendersene conto. Quali sono questi attributi preattentivi? Nella data visualization è sicuramente importantissimo l'utilizzo corretto del colore, come della forma, della posizione nello spazio 2D, e anche il movimento è un attributo preattentivo. Come detto, se vediamo un'auto che ci attraversa la strada, noi immediatamente ci blocchiamo e in un lampo abbiamo processato l'informazione che c'è un pericolo. In generale, noi siamo molto più veloci quando vediamo i dati. Se prendiamo questa tabella, o prendiamo questa, nella seconda riusciamo a individuare immediatamente quali sono i valori negativi, quali sono le sottocategorie non profittevoli. Con un grafico magari lo individuiamo ancora meglio e capiamo anche quanto si discostano dallo zero. Adesso non andremo tanto nel dettaglio su come usare tutti questi attributi, però noi umani processiamo queste informazioni con questi attributi. Alcuni sono più forti, più importanti di altri, altri lo sono un po' meno. Se vi chiedessi anche qui di individuare tra A e B qual è il valore più alto,
con delle e quanto si discostano l'uno dall'altro, vedete che con delle due, con due barre, quindi con la forma e la lunghezza, lo individuiamo molto bene e individuiamo anche quanto discostamento c'è. Con la gradazione di colore basata sul numero, facciamo fatica. Capiamo che A è maggiore di B, se ci fosse magari anche una leggenda, ma quanto si discostano è un po' più difficile. Con la dimensione dei pallini lo capiamo, ma non bene quanto con un grafico a barre. Quindi quando e chi si approccia all'utilizzo di grafici dovrebbe comunque avere una conoscenza di come utilizzare tutti questi attributi in maniera corretta, perché altrimenti possiamo portare a delle interpretazioni sbagliate. Veniamo al nostro argomento principe di oggi, come mentire con i grafici. Questa è una serie di common misconception che Alberto Cairo aveva condiviso in una delle sue presentazioni. E sono, diciamo, dei luoghi comuni sulla data visualization. Ad esempio, un'immagine racconta è più importante di mille parole, la visualizzazione è intuitiva, i dati parlano per se stessi, mostra non raccontare. E questi sono delle cose in parte vere, ma che però devono essere molto ben calibrate. Non è vero che un'immagine parla più di mille parole. È molto pericoloso dire il fatto che la visualizzazione sia intuitiva, perché spesso delle visualizzazioni che sembrano ben fatte e ci sembra di interpretarle immediatamente, in realtà raccontano a noi e ci fanno arrivare subito un'informazione che è quella sbagliata, perché noi appunto siamo talmente convinti di averla interpretata subito che non andiamo nel dettaglio. I dati non parlano mai da soli, dobbiamo farli parlare noi, dobbiamo farli confessare e portare alla luce quello che nascondono. E show don't tell, ok, usiamo le visualizzazioni, ma spesso bisogna mostrare e raccontare, altrimenti non si riesce a cogliere quello che stiamo cercando di mostrare. Per esempio, con delle annotazioni nei nostri grafici, oppure accompagnandoci ad un testo. Quindi, è vero, un'immagine è più importante di mille parole se sappiamo come leggerla. Sarebbe più corretto concludere così la frase. Ok, quali possono essere gli errori o i problemi che possono accadere con i grafici? Mettiamo che noi siamo il responsabile marketing della nostra azienda, quindi dobbiamo presentare al nostro capo i risultati delle nostre campagne marketing. Quindi andiamo con questo bellissimo grafico e diciamo: ok, da gennaio a dicembre, guarda quanto siamo andati bene, quanto le nostre campagne ci hanno portato in termini di vendite. Il trend è super positivo, molto bene. Quale può essere un problema con i dati? Quale può essere un errore da non fare o da cercare di riconoscere? Il selective framing, ovvero se andassimo a vedere il grafico completo dal magari qualche anno addietro, ci accorgeremmo che in realtà succede sempre da gennaio a dicembre che le vendite aumentino. Quindi usare un corretto time frame quando analizziamo un fenomeno è molto importante. E questa cosa succede anche sui media continuamente. Selezionare un time frame errato, volutamente o meno, ci permette magari di raccontare la storia che noi vogliamo, ma non la vera storia dietro quei dati. Vedete che anche qui ogni anno da gennaio a dicembre abbiamo un trend positivo. Quindi, ok. Come vi dicevo, anche nei media vediamo spesso queste cose. Questa è la media della crescita annuale di GDP in US e sono stati presi questi due frame. 1950-2008 era al 3.5, 2009-2016 1.4, quindi c'è stato questo grande calo. E bene, però anche qui è stato preso un time frame specifico che ha scelto il giornalista o chi ha creato la grafica per raccontare la storia che voleva raccontare, probabilmente. Se andassimo a vedere il trend reale anno per anno,
la percentuale in realtà è costantemente scesa dal 1950 al 2009 e il dato degli ultimi anni è più basso di quello del 1950, certo, però è la continuazione di un fenomeno più lungo, non è come mostrava il primo grafico un qualcosa che è nata solo in questi ultimi anni. E seppure con la depressione che vediamo nel 2009 vedete che c'è quel punto che va molto in basso che ha contribuito, comunque il risultato di un fenomeno che è molto più lungo. Quindi cambiare il framing e i range temporali che andiamo a confrontare cambia in maniera drammatica, in maniera importante, la storia che stiamo raccontando. E questa è una delle piccole dei piccoli problemi del quando vediamo grafici online, sui grandi media anche, e se non selezioniamo il corretto time frame per raccontare la nostra storia. Altri esempi. Nei grafici a barre, e in generale su tutti i grafici, esistono delle best practice. Ve ne racconterò una. Qualche anno fa, durante la campagna elettorale negli Stati Uniti, Trump, o meglio qualche suo social media manager, ha twittato più di 40 grafici a barre con delle proiezioni favorevoli. Per esempio questo, che mostrava come in Colorado Trump fosse in vantaggio sulla Clinton. È stato postato il 5 ottobre non scorso, ma di qualche anno fa. Cosa notiamo di strano? Notiamo che la linea dello zero è implicita, cioè non si vede. Ecco, uno delle best practice sui grafici a barre è non tagliare mai la linea dello zero o non nasconderla mai. In generale su tutti i grafici ci sono delle best practice. Se noi ponessimo la linea dello zero dove implicitamente viene messa, in realtà prendendo quelle due barre lo svantaggio della Clinton sarebbe di oltre 10 punti. Quindi se un lettore entra e vede questo grafico e magari non sta attento al numero, può percepire qualcosa di sbagliato. Il grafico gonfiava visivamente il vantaggio di Trump, che era di soli 2 punti, a oltre 11 punti. Se aggiustassimo la nostra scala, vediamo dove dovrebbe finire la nostra barra. Vedete che la percezione di quanto sia lo svantaggio da Clinton ora è molto molto diversa rispetto a prima. Quindi la data visualization può aiutare le persone a comprendere informazioni rappresentando i dati, questo è sicuro. Dato che i grafici a barre raccontano e rappresentano i dati attraverso la lunghezza, che è uno degli attributi percettivi di cui vi parlavo prima, se le barre non iniziano da zero, noi stiamo mistificando l'informazione che stiamo passando e distorciamo i dati. Vedete queste due barre e poi l'asse tagliato. In questo caso stiamo esagerando il vantaggio di A su B tagliando la scala. Però la distorsione può funzionare anche al contrario. Cioè possiamo anche far sì che in qualche modo diamo la percezione di un vantaggio che è meno ampio. In realtà, durante quella campagna elettorale, i grafici postati furono diversi, tutti con scale diverse, vedete? Alcuni gonfiavano il vantaggio di Trump, alcuni avevano invece una quasi perfezione, alcuni avevano un bordo quindi vicino allo zero, alcuni avevano addirittura scale diverse nella stessa immagine. Vedete ad esempio questa immagine che mostrava sia l'Oklahoma che la Virginia, questi due grafici a barre avevano addirittura due scale diverse. Quindi poi in realtà alcuni grafici sminuivano anche il vantaggio di Trump rispetto alla Clinton, quindi poi sarebbe da capire quanto fosse voluto e quanto invece fosse una non conoscenza delle best practice di data visualization. Questa è una cosa che avviene continuamente anche su altre media, vedete qua in questo grafico a barre quanto è stato tagliato la prima barra, 4 rispetto a 11. Vediamo questa sulla Fox, 39 versus 35.
addirittura questo delle elezioni presidenziali 2013 è andato in onda sulla televisione venezuelana, 50% versus 49%, quindi un punto, poco più di un punto percentuale, guardate come è rappresentato. Quindi se un venezuelano non era attento al numero scritto, percepiva che Maduro avesse stravinto le elezioni, quindi forse questo era voluto, non lo sappiamo, però possiamo immaginarci di sì. E vedete come stiamo raccontando una storia un po' misleading. Altri problemi che possono capitare con i grafici. Guardiamo quest'altro grafico. Abbiamo le vendite e i profitti. E c'è una percezione di quanto si discostino l'uno dall'altro e il confronto tra i due, tra queste due misure. Qual è il problema in questo grafico? È il problema del dual axis, cioè noi abbiamo due assi, le sales a sinistra e i profitti a destra, che hanno delle scale, in questo caso uguali. Se non fossimo attenti e non sincronizzassimo i due assi, quindi avessimo due assi con due scale diverse, potremmo incorrere in questa percezione che è totalmente diversa da quella che è la realtà. Ci sarebbero altri grafici per poter mostrare queste informazioni. Questo è un connected scatter plot che però è molto difficile da leggere, quindi dobbiamo comunque essere sicuri che i nostri utenti abbiano la percezione di come vada letto questo grafico. Quindi qui abbiamo i due assi, uno verticale e uno orizzontale. Vediamo che tra il 2015 e il 2016 le vendite sono calate, ma sono aumentati i profitti, perché le vendite calano sull'asse Y, aumentano sull'asse X. Oppure potremmo magari creare con baseline 2015 e vedere la differenza percentuale dal primo punto della nostra storia per vedere quanto è cresciuto negli anni. Sono cresciute queste due misure. Quindi poi potremmo usare altri grafici per raccontare e cercare nuove storie. Un altro dei problemi che si vede spesso: spurious correlation, correlazioni spurie. Vediamo che in questo grafico è rappresentato l'unemployment rate negli Stati Uniti, come va a calare, e l'approval rate di Hillary Clinton. Le due curve sembrano avere una certa correlazione, idealmente, però non tutto quello che sembra avere una correlazione in realtà va correlato. C'è un bellissimo sito che si chiama Spurious Correlation, che scherza anche su questa cosa, e ci sono dei grafici molto divertenti su queste correlazioni. Per esempio, il numero di persone che sono cadute in una piscina e l'uscita dei film con Nicolas Cage hanno una correlazione di 66,6%. Però ovviamente non possiamo legare i due fenomeni, diciamo. Quindi bisogna stare attenti anche a quello che ci stiamo cercando di correlare, oppure se leggiamo delle correlazioni, capire se hanno senso queste correlazioni. Altri problemi. Dobbiamo sempre cercare di dare un contesto alla storia che stiamo raccontando e aggiungere altri fattori. Se guardiamo le più pericolose città negli Stati Uniti, nel 2014 Chicago è la più pericolosa perché ha avuto 407 come punteggio di criminalità. O meglio, ha avuto 407 omicidi. Però, se noi aggiungessimo dei fattori, per esempio, pesassimo questi omicidi per il numero di abitanti, ovviamente Chicago, che è una città molto grande, ha avuto più omicidi, quindi era prima se guardavamo il numero di omicidi. Se invece lo pesiamo sulla popolazione, vedete che Chicago non è neanche nella top 5, mentre ci sono Detroit e New Orleans. Detroit che era al terzo posto invece per numero di omicidi. Dobbiamo quindi sempre anche aggiungere fattori, aggiungere contesto alla nostra storia per vedere se ha senso la storia che stiamo raccontando.
Un altro problema che vediamo spesso online è l'ignorare le convenzioni nei grafici. Questo è un grafico di Reuters, quindi anche qui una testata importante, che racconta il numero di morti per sparatorie in Florida, o meglio, il numero di omicidi commessi con armi da fuoco. Vediamo questo grafico e vediamo che a inizio degli anni 90 avevamo questo numero 873. A fine degli anni 2010 abbiamo 721. Però nel grafico il 721 sta più in alto dell'873. E quindi anche qui, se io non fossi attento al numero scritto, potrei interpretare che avevamo un numero minore di casi a inizio del nostro grafico rispetto alla fine. Qual è stato qua il problema? Ignorare la convenzione che lo zero debba essere in basso e non in alto. Qui è stato ribaltato l'asse, che però, e questa soluzione può però portare a delle interpretazioni sbagliate da parte dei lettori. Quindi questo è un altro errore da non fare, è un grafico assolutamente sbagliato. Tra i miei preferiti ci sono queste bellissime torte. Qui, elezioni presidenziali 2012, chi voteranno i nostri elettori americani? E vediamo che abbiamo delle percentuali un po' strane, perché abbiamo 70%, 63%, 60%, quindi delle percentuali che sommate fanno più del 100%. Ovviamente in un grafico a torta il risultato deve fare 100%. Di qui probabilmente vedete che la fonte Opinion Dynamics magari era una survey a risposta multipla, ma non so che cosa si sono inventati i giornalisti o chi ha creato questo grafico per crearlo, insomma, come torta. È una cosa che in realtà abbiamo visto anche recentemente parlando di coronavirus. Abbiamo visto questo grafico anche qui in televisione e raccontava le preoccupazioni più importanti di noi cittadini riguardo il Covid. E vediamo, l'economia è al primo posto col 68%, però se guardiamo le altre percentuali e le sommiamo facciamo più del 100%. Anche qui è un errore grave e probabilmente anche questa potrebbe... La causa potrebbe essere che era una survey a risposta multipla. Magari anche questi dati come ordine potrebbero anche essere corretti, ma il grafico è assolutamente sbagliato. Non si usa una torta se non ho un 100%. Quindi ogni grafico ha le sue funzioni, ogni grafico ha le sue best practice. E poi ovviamente ci sono dei grafici che funzionano meglio e dei grafici che funzionano peggio. Se in questo caso volevamo comparare il voto durante la Brexit per partito, qual è il grafico più facile da leggere? Abbiamo quattro pie chart o quattro donut con i vari partiti e poi quattro barre. Sebbene le donut siano un pochino più carine da vedere, probabilmente il grafico che mi dà l'informazione in maniera più semplice è quello del grafico barre. Ma tante volte i grafici tendono anche a esagerare con i fiorellini, nel senso che vediamo questo grafico a barre. Allora, punto 1, qual è il punto a cui è arrivato quello specifico valore? È la punta di quella barra oppure è il punto numero 2, cioè il top verticale della barra? E poi c'è anche una nota al numero 3 che il Lib Dem vote era maggiore di due volte rispetto a quello verde, quindi non è stato neanche dimensionato correttamente. Anche qui il problema è stato di voler fare una cosa troppo grafica, dimenticando poi il fatto che potremmo raccontare una storia un pochino sbagliata, far percepire una storia sbagliata. Sempre durante le elezioni americane, tre giornalisti della Reuters hanno intervistato Trump nello studio della Casa Bianca appena dopo le elezioni. E
Trump aveva queste mappe delle elezioni che poi sono circolate anche sui media. Questa era una delle mappe che raccontava il risultato delle elezioni. E è stato anche poi spottato il fatto che questa mappa è anche stata poi appesa lì nello studio di Trump. Qual è il problema di questa mappa, per esempio? Anche qualche anno dopo, Trump, per incoraggiare al voto in Texas, ha insomma fatto questo tweet per invogliare ad andare a votare. E qualcuno che era non un suo estimatore gli ha risposto malamente: tu non hai amici. Un suo grande estimatore, una sua grande estimatrice, ha invece subito spottato questa mappa. Davvero? Questo è il risultato delle elezioni a livello di contee? Questa mappa è anche diventata copertina di un libro, questo Citizens for Trump. Anche successivamente, ai tempi del possibile impeachment, Trump twittò di nuovo questa mappa. Try to impeach this, e anche alcuni suoi sostenitori, try to impeach this. E questa era la mappa con il voto per contee tra democratici e repubblicani. E qual è poi stata la risposta invece di qualcuno su Twitter? Qualcuno ha accettato il challenge, il try to impeach this, e ha provato a visualizzare la mappa in maniera diversa, ovvero per popolazione. Land doesn't vote, people do. Ci sono degli stati che a livello spaziale sono molto grandi, ma che hanno pochissimi abitanti. Lo stato di New York, invece, che è piccolino, o New York stessa, ha tantissimi abitanti. E vedete come cambia la percezione di quanto il rosso è presente prima e quanto il rosso è presente in quest'altra visualizzazione. E questo è un altro esempio di informazione passata in una maniera attraverso i grafici, e noi diciamo, ok, il grafico ci dice più di 1000 parole, in realtà, come vedete, non è vero se non lo sappiamo leggere, se non sappiamo dare un contesto. Tante volte la situazione è un po' più complessa. Questo è un esempio che è stato fatto anche da mio collega Chris Long. Qualche tempo fa, non so se qualcuno di voi segue il progetto Makeover Monday, è stato proposto un dataset che mostrava dei dati di varie tipologie di cibarie e dei metri squared per grammi di proteine necessari. Questo è il primo grafico che era stato creato su Our World in Data, e mostrava tutte le varie tipologie, quindi vedete beef e mutton, quindi la carne di manzo, di pecora lì in alto, ha il più alto numero di meter squared, e in basso, bassissimo, pulses, che sono i legumi. Anche Chris, quindi la prima cosa che gli è venuta in mente è di creare un grafico in metri quadri di queste tipologie di cibo. Questo è il primo grafico che Chris ha creato. Successivamente è poi andato avanti, ha creato quest'altro grafico in cui poi bisognava anche scrollare sulla destra perché era molto lungo, in cui ha disegnato un bean, un fagiolo, per ogni grammo di proteine che potevano essere insomma coltivate nella stessa area in cui invece si faceva un grammo di proteine per beef e mutton. Quello che gli usciva era che eravamo tipo 9000 pulses per l'area necessaria per i bifema. Anche altre persone hanno intuito questa cosa, cioè il metro quadro, se lo divido in percentuale sulle varie tipologie di cibo, viene questa informazione. Questa era un'analisi che sembrava scontata, che però non era così scontata anche il dato. E per questo vorrei mostrarvela, per imparare a essere critici sui dati che abbiamo e su quello che stiamo rappresentando. Qual è il problema in questo grafico? È un problema molto, se vogliamo, subdolo, che tra l'altro per noi italiani diventa ancora più difficile. Perché? Perché il dato
torno un attimo indietro, parlava di metro squared per grammi, per gram protein. E l'ho scritto in inglese appositamente. Il metro è l'unità di misura nel sistema internazionale per la lunghezza. Lo square meters, il metro quadrato, è l'unità di misura per il calcolo dell'area. La confusione qual è? Che vediamo scritto, quando vediamo scritto square meters o meter squared, che non è la stessa cosa. E tra l'altro in italiano faccio anche maggiore fatica a tradurlo. Cosa cambia tra lo square meters e il meter squared? Se diciamo 4 square meters, significa avere un'area di 2x2 in un quadrato. Quindi 4 metri quadrati classici che ci aspettiamo. 4 metri squared invece significa avere 4x4 sui nostri lati, quindi 16 metri quadrati. E questo era un problema molto subdolo del dato, se vogliamo, uso questo termine forse impropriamente, però che però ha tratto in inganno praticamente tutti su questo dato qui. Quindi quando approcciamo dei dati, e prima di visualizzarli, dobbiamo anche essere un po' più critici sui dati che usiamo. Dobbiamo porci delle domande. Come si tradurrebbero i dati in numeri sensibili, prima di tutto? Quando Chris ha creato la visualizzazione con tutti questi legumi, quello che gli usciva appunto era un grandissimo numero di legumi al posto se li coltivassimo nell'area necessaria per della carne di manzo, per esempio. E gli usciva un numero esagerato, 9.000 grammi di proteine ci verrebbero fuori. Vedete qual è la differenza? Cioè Chris ragionava sul quadratino, prendo un attimo il mouse, Chris ragionava sul quadratino che vedete sulla destra. Quindi se lui metteva questo quadratino in questo square meters, quello che gli usciva erano 9.000 grammi di proteine, cioè 4 kg di legumi. Se invece usiamo lo square meters, allora sono 96 grammi di proteine, ovvero 400 grammi di legumi. 400 grammi versus 4 kg, le cose cambiano molto. Quindi questo... su questa cosa, su questa specifica analisi, è un bel esempio per farvi capire quanto dobbiamo stare attenti e critici con i dati che abbiamo a disposizione. Non solo questo, che è stato un errore di interpretazione, che era appunto anche abbastanza difficile per oltretutto per noi italiani, perché almeno io non saprei bene tradurre la differenza square meters o meter squared in italiano. Ma c'è di più. La seconda cosa che dobbiamo chiederci è qual è la fonte originale dei miei dati. Perché? Ad esempio, su questa questione delle proteine, ci sono diversi studi. Come sono stati raccolti i dati? Qual è la metodologia? È trasparente? Posso fidarmi? Questo è uno degli studi, è un academic paper in cui ci sono 3 diverse tipologie di bestiame convertite in metri quadri per chilogrammi di proteine. Questi sono di carne, e vengono tradotti in 13% di proteine per chilo di carne. Quest'altro paper parla invece di 5.67 proteine per chilo di carne, quindi qual è la risposta corretta? Non lo so neanche io, però appunto il problema bisogna porselo ed essere molto critici sui dati che stiamo andando ad usare. Le domande che potremmo chiederci appunto è quanto sono grossolane le misure di proteine per metro quadro, di metro quadro per grammo? Oppure qual è il potenziale margine di errore che dovremmo attribuire a queste misurazioni? E se c'è un margine di errore, se questo errore viene comunicato all'utente finale? Cioè a noi che lo visualizziamo da parte di chi ha raccolto il dato originale, ma anche da parte nostra verso il nostro lettore. La quarta domanda. Il metodo di aggregazione usato per rappresentare i dati li rappresenta bene?
noi abbiamo un numero che ci dice il terreno usato per creare un grammo di proteine dalla carne, dai legumi e così via. Ma su cosa è stato basato? Questi sono i dati puntuali di come è stato creato quel dato poi più generale. Ci sono diverse tipologie di carne piuttosto che di legumi, piuttosto che di fresh produce, e abbiamo diversi elementi nella nostra popolazione di dati. Quello che è stato fatto è stato prendere la media. La media in questi box plot, per esempio, funziona abbastanza bene quando abbiamo un box plot come quello delle eggs, che è molto molto stretto, le uova. Vedete che la media, bene o male, potrebbe bene rappresentare il nostro dato. Però proviamo a guardare un attimo il fresh produce. Nel fresh produce abbiamo la media che sta qui, che è dovuta ad alcuni elementi qua in alto, alcuni sono anche degli outlier rispetto al comportamento generale di tutta la popolazione di dati. Mentre questa barra che divide la zona più grigia scura a quella grigia chiara è la mediana. E se andiamo sulla carne, addirittura guardate dove è la media, guardate dove si posizionano la maggior parte dei pallini e guardate dove è la mediana. E questa è un po' la differenza tra media e mediana sui vari gruppi di prodotti. Anche qui la mia domanda è: la media rappresenta davvero bene i dati o la mediana è una misura migliore, visto come sono distribuiti i dati? E poi, come sempre, dovremmo presentarlo questo margine di errore nei vari studi, e quindi può esserci un problema di legittimità dei dati che stiamo presentando ai nostri utenti. Quindi magari, se per esempio abbiamo presentato la media, magari era meglio la mediana, oppure no. Dobbiamo essere molto critici, come detto, sui nostri dati. E poi l'altra domanda che mi sono posto io è: perché stiamo usando la misura grammi di proteine per metro quadro? Lo studio forniva diverse misure, per esempio le chilocalorie, e quindi perché ci si è concentrati sulle proteine? Dobbiamo chiederci: è la misura che il nostro pubblico capirà senza problemi? Ci sono delle alternative migliori? E il messaggio cambierebbe se usassimo un'altra misura? Queste sono altre domande che dovremmo porci. Questo è un tweet fatto da un collega, Jonathan Allaby, stava anche lui lavorando un altro dato del Makeover Monday sull'uso di energia downstream. E anche lui ha scritto che ha notato che gennaio, febbraio e giugno e dicembre c'è un dato particolare, può raccontare una storia, però non la sa. Quindi non sempre riusciamo a individuare qual è la storia che potremmo raccontare, non è così facile. Un altro piccolo esempio: abbiamo tutta una serie di luoghi di terapia dove si praticano degli interventi, e vediamo il numero di interventi che hanno avuto delle complicazioni, quindi anche qui potremmo dire che la sorgione A è la più pericolosa, tra virgolette. Però anche qua noi vediamo il numero assoluto, e come prima, se lo mettessimo in percentuale vedremmo che bene o male tutte i vari posti sono uguali. Anche in questo grafico il titolo dice: i bus di Londra sono più pericolosi per le donne, e vediamo che le donne hanno più incidenti. Però anche qui dovremmo in realtà chiederci se magari le donne usano di più i bus. Non possiamo dare questa informazione senza aggiungerci un contesto e senza chiederci se non c'è qualcos'altro che dovremmo raccontare. Gli incidenti che hanno causato injuries nei trasporti di Londra, vediamo dei picchi, ma non sempre facile individuare il perché di questi picchi. Questi sono altri piccoli esempi. Una serie di consigli, quindi, quando cerchiamo di visualizzare i dati e vogliamo farli capire. Tips: dobbiamo essere curiosi, quindi porci delle domande ed essere critici su queste domande e continuare ad essere curiosi, porci sempre più domande. Fare pratica, pratica e pratica, anche lato studio di come visualizzare i dati e del dato, e poi messa in pratica.
trust nothing, cioè ok, non devo credere a nessuna fonte finché non l'ho verificata. Altre cose sui dataset, invece, quando ho un dato, prima cosa, devo capire che cosa significa la mia singola riga, che cos'è la mia riga. Cosa racconta invece l'overall e poi se c'è un contesto che dovrei aggiungere. Common myths. Avere delle limitazioni di dataset limita il potere dell'analisi, non è vero, non è così vero. L'analisi inizia quando, dopo aver avuto i dati, anche questo non è vero, perché già si può iniziare a farsi delle domande a iniziare l'analisi. Più è complicata l'analisi, più l'analisi è la migliore. Questo assolutamente non è vero. Ci sono tante storie raccontate con pochissimi dati e con un'analisi semplicissima che ci dà un'informazione che magari è davvero importante. Abbiamo visto tante cose sballate, tante cose che raccontano storie un po' misleading, però volevo lasciarvi con questa frase di Mosteller, che è uno statistico, che è vero, è molto facile mentire con i dati e con le statistiche, ma è ancora molto più facile mentire senza. Quindi usiamo i dati e stiamo attenti a come li usiamo, ma averli a disposizione, poterli controllare anche per noi cittadini, diventa importante.